minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel chiostro del convento dei Cappuccini, questo luogo che era anche un luogo di incontro per Padre Pio, un incontro mancato. Oggi vogliamo parlarvi di un incontro mancato. A questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovraimpressione ci ha scritto Massimo, che oggi è adulto, ma all'epoca aveva solo 8 anni, siamo negli anni 70. Era innamorato di questa figura che aveva sentito, no? Aveva sentito parlare. Desideroso di partecipare ad un pellegrinaggio proprio per visitare il santuario di Padre Pio, il santuario di Santa Maria delle Grazie, ormai noto in tutto il mondo, chiedeva con insistenza alla mamma di poter partire, ma lei, preoccupata per la sua giovane età, inizialmente si rifiuta. Deciso a realizzare questo suo desiderio, Massimo si rivolge al parroco della sua parrocchia, Don Milardo, organizzatore del pellegrinaggio. Il parroco, colto anche da un grande entusiasmo del giovane, si reca personalmente dalla mamma per convincerla e, nonostante le sue resistenze iniziali, la mamma cede di fronte alla determinazione del parroco, accettando così con riluttanza che il figlio partecipi a questo viaggio. Tuttavia, poco prima della partenza accade qualcosa di particolare, una delusione, perché gli raccontano che Padre Pio è deceduto il 23 settembre del 1968, siamo negli anni 70. Scopre così che Padre Pio è deceduto, che non avrebbe potuto più incontrarlo, doveva soltanto andare a deporre una preghiera, un fiore sulla sua tomba. Massimo è deluso da questa cosa e non vuole partire più, non dà più attenzione a questo pellegrinaggio, intanto i suoi compagni, la sua parrocchia parte. Nel corso degli anni questa delusione, che diventa quasi un dispiacere nei confronti di Padre Pio, che lui ha commesso una sorta di mancanza, esprime il suo dispiacere a Padre Pio chiedendogli un segno che gli confermi la sua presenza, il suo perdono per non aver compiuto quel pellegrinaggio tanto desiderato. Mi dispiace, Padre Pio, scrive, io volevo parlare con te e non visitare la tua tomba. Io volevo farti tante domande su molte cose e secondo me tu sei in paradiso, allora dammi un segno. Il giorno seguente, mentre si trova in chiesa, Massimo viene sorpreso dal parroco che, con un sorriso beato, gli racconta di un sogno avvenuto quella notte. Sai, Massimo, stanotte, gli dice Don Milardo, ho sognato Padre Pio, ma era come se fosse reale, bellissimo. Questa è la cosa più bella che poteva succedermi nella mia vita. E sai che cosa mi ha raccomandato? E subito Massimo dice, no, cosa? Padre Pio mi ha detto di salutarti. Cioè, capisci? Io devo salutare proprio te, ma che sogno strano, gli dice Don Milardo. Allora, questo sogno il parroco me lo ricordava in molte occasioni e ne parlava sempre con tanto entusiasmo, poi dopo avergli raccontato quello che era accaduto la notte precedente, come la prima volta. Un sogno che riempie di gioia il giovane, che conferma la presenza di Padre Pio nella sua vita. Anni dopo, nel 2021, Massimo visita finalmente San Giovanni Rotondo, emozionato per essere al cospetto di Padre Pio. Un'esperienza che lo riempie di pace, di serenità, confermando quelle certezze acquisite nel corso degli anni. Questo incontro con Padre Pio, senza più domande da fare, con la consapevolezza del suo amore, segna un momento di profonda gratitudine, un momento di serenità proprio per Massimo.